imprevisti. E ci occupiamo di ambulanze, di nuove dotazioni, di mezzi, fortunatamente per i volontari dell'ANPAS. La Fondazione CRT, attraverso l'annuale bando Missione Soccorso, ha assegnato alle pubbliche assistenze ANPAS contributi finanziari per l'acquisto di 19 nuove autoambulanze. Il bando permette il rinnovamento delle ambulanze di primo soccorso a tutte le organizzazioni che fanno capo al 118 e operano in Piemonte e in Val d'Aosta. Le premiazioni si sono svolte alla Margaria del Castello di Racconigi durante la giornata del soccorso 2012 e c'era anche l'assessore regionale al bilancio, Giovanna Quaglia, uno di coloro che lavorano proprio dietro le quinte dell'ANPAS Piemonte. Stiamo parlando di Luciano De Matteis, che è consigliere delegato dell'ANPAS. Noi abbiamo raccolto le loro interviste. Sentiamo. La giornata del soccorso organizzata dalla Cassa di Risparmio di Torino, come tutti gli anni, ha visto una grossa partecipazione del mondo del volontariato, tutto il mondo del volontariato, delle associazioni della ANPAS, delle associazioni della Croce Rossa, le Misericordie, la Protezione Civile. È stato un momento importante, è comunque sempre un momento importante perché è un sostegno che la Cassa di Risparmio dà alle associazioni per svolgere un ruolo determinante all'interno del Piemonte, che è quello del soccorso urgente, del sistema 118 e della protezione civile. Quest'anno l'ANPAS è stata premiata in modo, diciamo, corretto e giusto rispetto a tante altre volte che eravamo penalizzati, in quanto ha avuto 14 ambulanze e, come diceva il vicepresidente Quaglia, a fronte di un bando che ha tenuto conto anche del passato e si terrà conto poi anche del futuro per le altre realtà associative. È un momento particolare per tutti, la crisi ha comunque messo in evidenza tutte le carenze che ci sono sia a livello comunale, regionale e nazionale e il movimento ANPAS ne sta risentendo in quanto i ritardati pagamenti, come è stato detto già nella manifestazione che è stata fatta a Torino, mettono in difficoltà le associazioni. Beh, questa è una giornata importante per il volontariato, la Regione è presente innanzitutto per ringraziare quanti ogni giorno con la loro opera riescono a mantenere un servizio che è legato ai cittadini. Le istituzioni sono al servizio dei cittadini. In questo momento l'azione del volontariato, di chi mette a disposizione il proprio tempo e anche le proprie risorse, è una risorsa fondamentale per la Regione Piemonte, per cui sono qui a portare sicuramente il ringraziamento per quanti lavorano e a riuscire con la collaborazione delle istituzioni, in questo caso con la Fondazione, di cercare di capire come possiamo migliorare e riuscire a mantenere su un territorio come quello piemontese molto frazionato questo servizio che sicuramente dà le risposte che i cittadini chiedono.